Io ho un brutto rapporto con la morte. Ci guardiamo in cagnesco, io e la morte. Quando da bambino ho chiesto a mia mamma, ma che cos'è la morte, mamma? E lei mi ha detto, quando ti finiscono i respiri. Già, ho detto, ma come finiscono i respiri? Ma che cazzo stai dicendo? Mamma, che cazzo stai dicendo? I respiri finiscono? Ho i respiri contati? In che cazzo di situazione mi hai messo, mamma? E poi, tra l'altro, oggi viene mia mamma dal mare, viene qua. E se poi uno si affeziona ai respiri, al fatto che uno respira, io sono affezionato. È proprio un casino perché comunque sono consapevole che bisogna lasciare posto agli altri. Se nessuno morisse, no, è un ciclo, è sto cazzo di ciclo, però non rompe palle. Che cazzo. Poi quando diventi cadavere deve essere veramente brutto essere immobili, non poter più fare dei gesti, non poter più modulare la voce. Sei lì rigido, porca puttana, rigido. Insomma, a me piace quindi prendere per il culo la morte, tanto lei non porta rancore. La morte non porta rancore, ci mette sempre una pietra sopra. Questo è un aforisma mio, vecchio. Allora qualcuno ha inventato la resurrezione. Tanto si risorge. Pum. Voi ci credete? Volete crederci? Pensate, un uomo che risorge e poi si toglie la vita. Che cosa strana la vita. Eppure proprio questa fottuta morte rende la vita preziosa. Il tempo, il tempo, la caduta nel tempo. Per questo se siete vicini a una donna in questo momento, vi rendete conto della fortuna che avete, andate subito a scoparla, se non l'avete già scopata, scopatela. La piccola morte dell'orgasmo è molto più simpatica della grande morte rompicoglioni. Come nell'ultimo film di Kubrick, l'ultima frase dell'ultimo film di Kubrick. Scopiamo, andiamo a scopare. Anche il maestro aveva capito che. La morte non andiamo d'accordo, assolutamente. Lei è una maga, fa sparire le persone, ma io non mi hanno mai convinto le maghe. Puff, è una
una persona non c'è più, puff, e non ce n'è più un'altra, puff, 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 tutta una sequela di puff. Il mio puff. Non ho ancora scopato nessuna sul mio puff. Porca troia. Questo monolocale doveva essere un trombatoio, e invece è solo uno schizzatoio, autoschizzatoio. Mi pare giusto? La morte c'è anche per me. Anch'io diventerò cadavere immobile. E non potrò più fare questo gesto. E la mia voce chissà dove sarà finita. Io so che ho un nemico nel petto. Io so che il mio cuore ama la morte, questo stronzo. Tu dovrebbe amare la vita. No, io so che lui ama la morte. È uno stronzo, un cuore stronzo. Una puttana che batte. Che mi tradirà col primo infarto. Questo stronzo. Lui batte perché vuole uscire dalla gabbia. Vuole uscire dalla gabbia. Non ne può più. Non ne può più. Vive la vita come una prigione, è proprio stronzo. Invece è libertà la vita, o no? No. È quando sei cadavere, però. Io e la morte proprio non ci capiamo, non ci capiamo per un cazzo. Eppure ha un senso, lei è sensata, ha solo un senso, la vita ne ha cinque, ma sono cinque sensucci così insignificanti, tutto sommato rispetto al senso della morte, che è onnicomprensivo, ma non adesso, non adesso, non adesso, non adesso, bisogna passare, passiamo, passeggiamo, siamo tutti di passeggio a questo mondo. Passeggiamo, passeggiamo, passeggiamo. Chi col passeggino, chi senza. Passeggiamo. Non adesso, non adesso, non adesso. Ancora un minuto, se puoi e se vuoi. Ancora un minuto.